Continuiamo a raccontarvi il mondo, questa volta rimanendo nel nostro paese, per parlare di un grande protagonista che è lui. Lo state vedendo alle mie spalle, l'orso bruno marsicano. È una sottospecie dell'orso bruno che vive soltanto nel nostro paese, in Italia, e soprattutto vive nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. È venuto a parlarci di questo animale spettacolare un documentarista amico del Mondo Insieme, Paolo Sodi. Ciao Paolo. Ciao Lisa. Ciao. Bentornato, prego, accomodati. Hai realizzato ultimamente questo documentario, Path of the Bear, quindi stiamo parlando Il sentiero dell'orso, esatto, tradotto in italiano, che ha vinto l'ennesimo premio come miglior cortometraggio al Wildlife Conservation Film Festival. Sì, è proprio così. È stata una bellissima cosa, perché quando si parla di conservazione è sempre una grandissima soddisfazione, soprattutto per tematiche così, così sensibili. Tu sei poi appassionato di natura, per cui sì, ci piaci, esatto, ci piace assai. Questo documentario l'hai realizzato con uno straniero che è uno dei più esperti. Esatto, Chris Morgan è un grandissimo esperto, è un conservazionista, sì, è un grande esperto di orsi. Lo stiamo vedendo nel frattempo alle nostre spalle, è americano? È americano, okay. È grazie a lui che è partito questo progetto, perché lui anni fa si è imbattuto in Abruzzo, ha scoperto questa terra meravigliosa, un viaggio in moto, e da lì, scoprendo la storia del marsicano, si è detto: io qua devo pensarci a un progetto, e da lì è iniziato l'avventura di Path of the Bear. Le immagini che state vedendo sono già meravigliose. La cosa che mi diceva Paolo, che mi ha toccato il cuore, è che loro sono riusciti a realizzare questo documentario meraviglioso sull'orso senza vedere neanche un orso, ma percependone la presenza, parlando con le persone che hanno rapporti costantemente con questi orsi. Sì, perché noi siamo stati circa 2 settimane per realizzare questo documentario. Abbiamo seguito Chris, abbiamo cercato di raccontare quella che è l'essenza e il collegamento tra le persone, gli abitanti che vivono nel parco e il marsicano. Ma quest'orso non l'abbiamo mai visto. La cosa bella e stupenda che ogni volta ci lasciava emozione è che quando andavamo per sentieri, noi andavamo in silenzio, cercavamo di capire se avremmo avuto la possibilità di poter incontrare un animale del genere. Non l'abbiamo mai incontrato e ogni volta ci speravamo. E la cosa più strana è che, nonostante non l'avessimo mai incontrato, lo sentivamo, percepivamo la sua presenza. È meraviglioso, io sì, ti capisco, perché dovremmo essere felici a non incontrarlo l'orso. Sì, decisamente. Dovremmo essere felici a non incontrarlo, perché sapremmo che ha conservato la sua selvaticità. Esatto, esatto. Adesso però vi faccio vedere alcuni stralci di questo documentario che ha vinto un premio così importante, e poi continuiamo a raccontare di questa tua esperienza, ok? Ok, perfetto. Guardate. Questi orsi hanno una vita dura, vero? Puoi descrivermela? Il modo in cui vivono? Credo che la vita di un orso sia piuttosto difficile in Europa, perché l'orso ha bisogno soprattutto di una cosa, che è spazio. Mm-hmm. E noi non vogliamo darglielo questo spazio, perché l'uomo prende spazio. Per sopravvivere a lungo termine, la popolazione dell'orso marsicano ha bisogno di espandersi, uscire dalla safety zone del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, che ha permesso di proteggerlo fino adesso, e espandersi di nuovo in tutto il territorio dell'Appennino centrale. Per passare dal parco ad Abruzzo, ad arrivare fino magari al Gran Sasso, al parco del Gran Sasso Monti d'Alaga, deve attraversare tantissime zone diverse. Mm. Ci sono aree protette, piccole o grandi, tutte cruciali. Senza l'orso sarebbero delle montagne spoglie, silenziose, senza emozione. Lei conosce molto bene questi orsi, forse più di chiunque altro. Cosa pensa che questi orsi possano insegnarci sulla vita in questo pazzo mondo moderno?
Se c'è una cosa che ho imparato dagli orsi è che sono perfettamente in grado di vivere accanto a noi. Lo hanno dimostrato sopravvivendo fino al giorno d'oggi. Ma siamo noi a dover accettarli, siamo noi a dover trovare spazio nella nostra vita per garantirgli quel minimo di tranquillità e risorse di cui hanno bisogno. Il loro futuro dipende assolutamente dalle nostre scelte. Gli orsi ce la stanno mettendo tutta per sopravvivere. Come diceva John Craighead, il grande biologo di orsi, sì, l'habitat più importante per l'orso è il cuore degli uomini. Io penso che sia esattamente quello. Che belle parole. Dobbiamo ricordare che Bruno De Amicis, sì, è la persona che ha intervistato e che è uno dei fotografi che meglio conoscono gli orsi. Sì, è un fotografo meraviglioso con una sensibilità unica e il materiale che siamo riusciti ad avere dell'orso è stato girato da lui. E chi vive fuori da quei territori ha difficoltà a capire l'importanza della presenza dell'orso? Io stesso, prima di entrare in questo progetto, ne sapevo veramente poco del marsicano e non avevo la consapevolezza, Alicia. Ogni documentario per me nasce con poche informazioni, poi arriva alla fine che mi arricchisce tantissimo. E quello che sarebbe stupendo è che, come me, tante persone riescono ad avere la consapevolezza di questo animale, come è riuscito a sopravvivere negli anni insieme all'uomo nonostante tante difficoltà. Un po' questo. Tanto, io ogni tanto, no, guardo le immagini e mi rapiscono, mi perdo in queste immagini perché sono veramente bellissime. Dobbiamo anche ricordare che c'è un'orsa che è diventata molto famosa nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio, Molise, sì, che è Amarena, sì, che ha avuto 4 cuccioli meravigliosi, esatto, qualche, sì, tempo fa. E però alcune persone avevano paura di Amarena, perché forse, rispetto a quello che dicevamo anche prima, il fatto che Amarena si sia avvicinata così tanto all'uomo non è positivo né per lei né per i suoi piccoli. No, non è positivo. La cosa migliore sarebbe sempre che ognuno mantenesse i propri spazi, che si rispettassero gli animali, come in questo caso Amarena e i suoi cuccioli, che sono stati tanto al centro dell'attenzione mediatica, da una parte nel bene, da una parte nel male, perché ha avvicinato altre persone a volersi confrontare quasi con così tanta semplicità con questi animali, che altrimenti sarebbe difficile da vedere perché sono molto elusivi. E sicuramente, come hai detto, la cosa migliore è che queste cose non accadano e siano sempre meno frequenti. Allora, guardate altre immagini, sempre dove il protagonista è Amarena con i suoi cuccioli, e poi però tentate anche di capire quello che stiamo dicendo. Cioè, noi dovremmo, tutti abbiamo il desiderio di vedere un orso, io sarei felicissima a incontrare un orso, ma dovremmo sempre capire dove ci dobbiamo fermare e non dobbiamo oltrepassare certi limiti. Guardate. Si chiama Maurizio Carfagnini. C'era prima l'orso e poi l'uomo. È casa sua questa. Sì. Abruzzo è un'isola. L'orso marsicano è rimasto isolato per millenni. Questo isolamento li rende speciali, ma anche vulnerabili. Un'orsa che conosce è una mamma orsa di nome Amarena. È nata nel 2014 ed è un personaggio molto conosciuto su queste montagne. Amarena è una bella orsa, è bella grande. Pochi giorni fa stava qui in mezzo a quella pineta che andava verso il paese. E qualche anno fa ha dato alla luce i suoi primi cuccioli, 4. Venivano spesso visti con lei vicino ai villaggi, a volte proprio al loro interno, come tutti gli orsi che cercano di farsi strada nel nuovo mondo umano. Il futuro degli orsi è proteggere il territorio. Non possiamo sempre togliere per il nostro egoismo. Secondo me bisogna lasciare la natura com'è. E la migliore protezione è quella, lasciarla
a se stessa. Ma lasciarla stare non è sempre facile. Amarena attira sempre molta attenzione. E Amarena, già prima di partorire, frequentava due centri abitati. È uno di quegli orsi che ha perso il timore verso l'uomo. Sciolta la neve, diciamo, a fine maggio, piano piano è uscita dalla tana e con questi quattro piccoletti che la seguivano, e hanno passato quasi l'intero mese di giugno e metà luglio nei ciliegi intorno ai centri abitati. A volte entravano in paese. Cosa speri per Amarena e i suoi cuccioli? Sono il simbolo, sono la speranza di questa popolazione, perché con questi piccoli, uno di questi piccoli è seguito con radio collare, quindi puoi immaginare gli spostamenti che ha fatto. Grazie Paolo di questa testimonianza, perché con il tuo lavoro appunto tu sensibilizzi l'opinione pubblica. Non bisogna avere paura dell'orso, non esiste l'orso cattivo, neanche il lupo cattivo. Non esiste, bravissima, è esattamente così, né l'orso né il lupo. Grazie allora Paolo per la tua testimonianza. Adesso ti dedico il prossimo viaggio. Sei mai stato in Cile? No. Ti manca? Sì. Ti portiamo nel deserto più arido del mondo, così è considerato. È il deserto di Atacama, guarda questa immagine. No, è stupendo. Sembra un controsenso, perché uno dice come mai il deserto più arido è così fiorito? Perché c'è un sistema particolare, ci sono dei semi la cui sopravvivenza è garantita dalla nebbia che viene dalla costa. Quando si crea questa evaporazione dell'acqua, può avvenire anche dopo diversi anni, improvvisamente questi semi che stanno lì riposando, che dormono perché non sono sufficientemente bagnati dall'acqua, quando capita, wow, esplode. Bellissimo. La vita e diventa un luogo infinito pieno di fiori. Ce lo dedichiamo.